Il ricercatore italiano Luigi Vecchione si è suicidato a causa dell'ennesimo concorso truccato. Al suo avvocato ha raccontato: abbiamo partecipato in 14, ma il vincitore era già stato scelto. E così i tre posti alle sue spalle. In 9 si sono ritirati, io ho voluto insistere, ero l'unico senza protezioni. Ha vinto la persona indicata e anche la classifica dal secondo al quarto è stata scritta in base alla precedente spartizione. Io sono arrivato a pari merito con il quarto, ma più anziano sono rimasto fuori dalla graduatoria. Solo io. Il ministro Fioramonti dichiara: gli atenei italiani sono ancora clientelari e con una tradizione di poca trasparenza, gli arruolamenti sono rimasti oscuri, troppi concorsi cuciti su un candidato. Sono 60.000 i giovani italiani ultra specializzati che emigrano ogni anno per cercare lavoro. Pubblicità. Io, ecco, vorrei sapere quanti anni sono che io devo dare questa notizia. Vabbè, saranno millenni. Ma quando sei entrata te? Ma io da 10 anni prima ci stavo io sempre questa... Concorso truccato, si suicida, suicida. Lo so. Concorso truccato, si suicida. Io vorrei sapere che cazzo la dobbiamo fare sta notizia noi! Ma che cazzo la dobbiamo fare? Che noi la diamo solo 20 anni che parliamo di concorsi truccati, di candidati truccati, di gente che si è sparta. Vuoi la sì, dammi sta, io non posso più fare sto lavoro. Mi dispiace. Ma sono 20 anni. No, no, ma no, che no, cazzo respira, diamo a fare noi? Respira. Sì, no, respira, no, no, ma chiaro, però noi sono 20 anni. Ma che parliamo a fare? Ma che siamo a parlare a fare? La pasticca. Ma questo si è sparato, questa è una persona vera, si è sparato. Cioè, due giorni fa questo si è sparato. Ma mi dispiace per Vecchione, perché. Dispiace sì, ma no, dispiace, non la voglio proprio al culo. Oh, te la prendi? Via la pasticca. Oh, comunque, cioè io non voglio che te la prendi, Dado, ma io fra un po' di mesi pure io me ne vado, Sì? Ma l'ho offerto un contratto, il triplo dello stipendio, ma che devo fare? Ma dove? A Londra. Buono, figo. Certo, mi dispiace. Certo. Sì, vabbè, ma mica perché, cioè, te sei brava, che no, devi andartene, ma devi vattene, ma fai benissimo. Cioè, no, ma io capisco però, Cioè, no, ho capito, sì, è una cosa... Mi dispiace che non posso restare in Italia, il mio paese, però sai, cioè, che devo fare qua? Là sarò sempre una straniera, ma qua non lavoro. Te posso dire? Ma perché? Ma che cosa, ma perché? Come mai sei tutta rossa? Oh, Mi sono troppo verde. Meno. Sei vestita da caprettina! Ma sei scemo? C'è il campanellino! Dado? È tutto blu! È tutto blu! Che pasticca! È tutto blu! Guarda che bello! La parete che mi sei fatta! No, la parete è già... non è. Ma dato! Che pasticca gli hai dato? Perché ti ho un amico deficiente! Hai dato il crack a dato! No, ma sei scema, Maria, guarda! Guarda come sta! No, Dado, ti piace? Zitto, ma scusa, stanno tutti i ragnetti. Hai dato il crack a Dado, ma che cazzo? Dado, vabbè, si va in onda, dai. No, tocca a me. C'è sta la mafia in Italia, c'è sta la camorra. Innaffiamoli sti microfoni, tanto è uguale, come se fossero pianti. Italia, i figli e i generi di mezzo Parlamento lavorano per Alitalia. L'amministratore delegato Cimoli, che ha portato la compagnia alla bancarotta, è stato liquidato per 8 milioni di euro. L'Italia non c'è più! Ricordiamo che... Se sei venduti tutto! E ora, pubblicità! Il Milan è cinese!